Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamo a montare questi quattro numeri di Mazinga Z che ci impegneranno tantissimo perché ci sono veramente tanti pezzi della base, più alla fine qualche pezzetto interessante sul corpo del nostro Mazinga. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo subito il montaggio. Allora, iniziamo con il numero 84, andiamo a prendere i pezzi che ci sono dentro e vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, in realtà cosa dobbiamo fare lo sappiamo benissimo perché dobbiamo costruire altri piani di questa torre. Diciamo che, come abbiamo già detto in precedenza, siccome questo passaggio è assolutamente identico a quelli che abbiamo già visto, io me lo faccio da solo onde evitare di annoiarvi e di far durare questo video un'infinità. Quindi vado a creare i piani e poi ci aggiorniamo. Allora, ho completato questi pezzi, come vedete siamo arrivati a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parti, quindi ce ne mancano due, per cui adesso possiamo passare alle novità, ovvero a questo pezzo nuovo che dobbiamo completare inserendoci questa anima di metallo all'interno. La portiamo in questo modo. Vedete, così, e poi quando arriviamo alla fine, in questo punto qui, dobbiamo spingere in modo tale di farla entrare bene in posizione, quindi dobbiamo spingere con qualcosa senza farci male, possibilmente con un cacciavite o con una pinza, adesso non lo so, qualsiasi cosa va bene. Ecco, vedete, io già con un cacciavite ci sono riuscito, l'ho spinto dentro e a questo punto posso orientare così questa parte, che come vedete inizia a essere bella grande, quindi impossibile da mostrare intera, e lo poggio qua. Questo pezzo si va a poggiare in questo modo. E vedete che fondamentalmente adesso tutto sta a capire, ecco, si va ad incastrare questo pezzo qui in questo modo. Poi quello che dobbiamo fare è metterci sopra questo pezzo che va fondamentalmente a chiudere e reggere in posizione la parte. Adesso, nell'ipotesi che io l'abbia messo dritto, vado a verificare. Penso di sì, perché altrimenti non sarebbe entrato in posizione. Vado ad avvitare le uniche due viti diverse da quelle che servono per montare la torre, e quindi a questo punto, orientando poi la base nel verso giusto, abbiamo questa parte che si apre ed è mobile e ci darà accesso ad un vano per gli accessori. Cominciamo il numero 85, quindi il numero seguente. Andiamo a prendere tutti i pezzi pure qui e, come vedete, abbiamo la parte necessaria per completare, le parti necessarie per completare la torre. Quindi in questo caso, anche in questo caso, mi finisco nel tempo più breve possibile questa parte super pallosa. Vi ricordo solo di fare attenzione a queste parti qui piatte, perché fondamentalmente hanno dei buchi diversi, quindi fate attenzione a scegliere quelli giusti. Ci sono questi con i buchi svasati al centro, che sono gli 8502, in pratica solo 85, solo 02, scusate. Poi c'è questo che è un pezzo diverso che va in cima, e c'è questo qui che, diciamo, è quello che si mette in mezzo. Quindi vedete che sono tutti e tre diversi, quindi fate attenzione e non vi sbaglierete. Quindi completo la torre e poi andiamo avanti. Ok, quindi ho completato tutti e 9 i piani di questa seconda torre. L'unica differenza con l'altra è che qui chiaramente abbiamo il ripiano con il buco dall'altro lato. Quindi abbiamo fondamentalmente questa situazione, perché una ha il LED a sinistra e una ce l'ha a destra. Quindi, detto ciò, possiamo procedere con quest'altro pezzo. Uniamo le due parti e andiamo ad avvitare. Allora, ecco qui, abbiamo tre punti da unire. Vedete che
diciamo adesso piano piano tutto prende forma e ovviamente non vi preoccupate perché alla fine del video vi mostrerò qualcosa di un po' più completo. Qui sul tavolo è oggettivamente impossibile, ma ce la faremo, riuscirò comunque a mostrarvi il bellissimo risultato di questa base super gigante. Allora andiamo a mettere bene anche questo ultimo punto e possiamo procedere. Guardate che bello, ecco questo altro, diciamo, lato, e abbiamo praticamente 3 su 4. Quindi adesso andiamo avanti con gli altri punti. Apriamo il numero 86, che sarà il numero più lungo in assoluto di questa base. Guardate quanta roba c'è dentro, e inoltre, diciamo, sarà il numero che ci permetterà di completare tutta la parte che poggia per terra della base. Quindi andiamo a vedere, intanto andiamo a recuperare tutti i pezzi. Guardate quanti sono veramente tanti. Io intanto li apro tutti perché voglio avere tutto a portata di mano e tutto ben visibile. Mamma mia, sono veramente tanti pezzi, ci metteremo un'infinità per montare tutto, ma ce la faremo. Diciamo che abbiamo fatto cose decisamente più complicate. Allora, forse questi pezzi simili alla torre li posso aprire alla fine, quando servono, o meglio, più che alla fine, quando servono. Questi li mettiamo qui, anzi, li apro e li metto di lato, così diciamo che tolgo di mezzo tutta questa plastica che è veramente fastidiosa. Poi abbiamo la fantastica targa, tolgo la plastica, sennò riflette troppo e non si vede, eccola, adesiva chiaramente, la mettiamo qui. E poi abbiamo questi pezzi che sono da mettere, diciamo, in cima alle parti dei LED. Per cui faccio un attimo un po' di ordine e iniziamo il montaggio. Iniziamo con la cosa più semplice, ovvero montare l'altro angolo, così da completare tutta la struttura che poggia per terra e sicuramente così non dovrebbe più cedere. Ma diciamo che qui adesso bisognerà trovare l'invito dei fori, perché diciamo è tutto piuttosto alla cieca. Ecco qua, allora l'ho trovato, andiamo ad avvitare qui con altre 3 viti di quelle un pochino più cicciotte. Allora andiamo a metterne una qua, ne mettiamo una seconda qua e con la terza blocchiamo la parte superiore, che poi è anche quella che regge unite le parti. Ok, con questo abbiamo terminato tutta la parte di sotto. Prendiamo questi due pezzi che vanno a fungere più o meno da piedini e li andiamo a mettere qua e qua, in modo tale da chiudere queste due parti esterne, e andiamo ad avvitare. Allora, mi raccomando, qui non ci dobbiamo sbagliare, bisogna fare attenzione al tipo di vite, dobbiamo usare le 86-26. Purtroppo queste bustine non sono numerate, quindi l'unico modo per capire quali sono quelle giuste è aprirle e contarle, perché hanno un numero diverso all'interno della bustina, quindi sicuramente se le contate non sbagliate. E comunque sono le viti leggermente più lunghe, le altre sono più piccole, simili a quelle usate nelle torri. Allora, adesso andiamo a mettere un po' di attack qui dentro con uno stecchino, mi raccomando senza esagerare, perché sennò come al solito poi macchia e le macchie si vedono. È sufficiente metterne proprio quanto basta per sporcare la cavità, in modo tale che poi il pezzo all'interno non si muova più. Andiamo a sporcare così, poi semmai per aggiungerne un po' di più si può fare nella parte interna, ma io adesso vi mostro, diciamo, come faccio qui. Vado a prendere il pezzo e lo vado ad inserire così, in questo modo. Poi la stessa cosa la andiamo a fare su questo piccolo puntino. Andiamo a mettere un goccetto di colla in questo modo e sopra ci mettiamo il finto lampeggiante, così. E adesso poi ripetiamo la stessa cosa sull'altro lato. Ok, allora procediamo con la colla su questo altro lato. Partiamo dall'alto, così facciamo bagnare tutto l'interno. Mi raccomando, senza esagerare,
andiamo a levare l'eccesso e posizioniamo il pezzo in questo modo, lo infiliamo, vediamo un attimo come va. Qui è talmente grande tutto che veramente è un casino. Se ci sono delle sbavature, come in questo caso, andiamo a pulire subito con un panno, perché se no poi rimane la macchia. E andiamo a fare la stessa cosa qui sul puntino che rimane. Allora lo andiamo a mettere qui, bagniamo poco poco di colla e sopra ci mettiamo anche qui questo pezzettino. Perfetto, e così anche questa parte è completata. Prendiamo adesso la targhetta. Ovviamente io ho già messo l'adesivo sulla parte posteriore e adesso questa la andiamo a schiaffare qui in questo modo. Guardate che spettacolo, è veramente stupenda. Andiamo a mettere queste due parti tonde qui, facendo attenzione a non sbagliare con il pezzo di destra e quello di sinistra. Dopodiché qui lo andiamo ad avvitare nella parte di sotto con tre viti da una parte e tre viti dall'altra. Avvitiamo, allora li ho tolti e li ho rimessi perché vi devo dire una cosa. Qui c'è, sulla parte di destra, c'è una I che va rivolta verso la parte esterna. Mi raccomando, adesso ve lo faccio vedere meglio sulle istruzioni, anche se oggettivamente non sono molto chiare, ma insomma preferisco sbagliare io in modo tale da farvi essere più sicuri. Qui sopra, nella parte di sopra, dovete vedere una I che qui sulla plastica non si vede, quindi non ve la mostro io, ma c'è disegnata una I che va rivolta verso l'alto, quindi su quello destro. Quello sinistro invece no, basta rispettare il verso. Su questo, diciamo, l'unica cosa da vedere è che questa sporgenza nella plastica sia rivolta verso di qua. In questo caso è rivolta verso l'altro lato, quindi diciamo che più o meno non ci si può sbagliare, piuttosto chiaro, ma ci ho messo un po' per capirlo, quindi diciamo datevi tempo e se sbagliate chi se ne frega, lo rifate più volte. L'importante è fare queste cose giuste subito, perché poi quando viene chiuso è un casino. Poi vabbè, a pressione andiamo a prendere questi pezzettini e li inseriamo qua, ma sono veramente dei dettagli, che ci sono o non ci sono è la stessa cosa, diciamo che servono semplicemente solo per non far vedere i buchi che restano. Quindi ne andiamo a mettere uno qua e uno dall'altra parte, sempre se riesco a farvelo vedere. No, non ci riesco, sta diventando veramente complesso lavorare su questa base, ma ok, questo è il secondo, lo infiliamo qui e andiamo avanti. Andiamo avanti con questo altro pezzo, che finalmente è più piccolo e quindi ci dà la possibilità di vedere qualcosa, sempre se non mi esplodo, se non mi esplode tutto in mano, ma vabbè, diciamo che riuscirò come al solito a fare le cose. Prendiamo questo pezzo qui, che è questo particolare, e andiamo a montarci sopra i pezzi che abbiamo. Manteniamo la parte di sotto più grande e qui andiamo a mettere come al solito questi pezzi. Allora, diciamo che è un montaggio molto simile a quello che abbiamo già fatto per le torri, però diciamo che questa è la torre trasversale. Allora adesso andiamo a mettere i blocchi qui in questo modo e inseriamo altre viti. Allora, perfetto, andiamo a mettere qua lateralmente, da sotto inseriamo le viti. Le viti, queste sono le altre, l'altro tipo di vite, che appunto, come vi dicevo prima, è quella simile a quelle che abbiamo già usato. Quindi siamo arrivati a questo punto. Dopodiché adesso andiamo a metterci la copertura sopra, solo che prima di mettere la copertura bisogna essere sicuri di quale usare, perché come al solito sono di due tipi diversi. Prendiamo quindi, ok, il pezzo che ha qua un po' di svasatura in modo tale da far entrare bene le viti. Perfetto, procediamo in questo modo con quattro viti. Dopodiché diciamo che si costruisce di sopra una parte identica
che ovviamente mi faccio da solo perché è praticamente la stessa cosa, e si arriva così a due piani. Visto che qui comunque un po' è diverso, andiamo a montarlo insieme. Allora, ovviamente la parte che io sto andando ad avvitare ora ha sulla base i buchi, quelli un pochino più svasati, che servono ovviamente per far entrare bene le viti fino in fondo, perché se sbagliate pezzo chiaramente poi non vi corrispondono, o meglio entrano lo stesso ma poi le viti rimangono sollevate, quindi a parte che poi è brutto da vedere, ma non è nemmeno troppo stabile, quindi fate attenzione ai pezzi. Dopodiché prendiamo l'ultimo pezzo e lo andiamo a mettere sopra in questo modo, quindi di base qui non andiamo a fare altro che avvitare quattro viti per chiudere questo pezzo, questa colonna trasversale, che poi vedremo dove va montata, ma ormai diciamo che più o meno abbiamo una cognizione della bellezza di questa base, che è incredibile. Al di là proprio dello spazio, ma è proprio bella come è stata realizzata. A questo punto prendiamo questi tre pezzi e li andiamo ad innestare in questo modo. Inseriamo questo primo qui di lato nella sezione laterale e questo sull'altro lato, in modo tale da creare questa struttura. Dopodiché sopra ci mettiamo il pezzo di chiusura e andiamo ad avvitare con una semplice vite. Ne basta una per chiudere la parte. Dopodiché nella parte opposta andiamo a mettere altre due viti qui, diciamo che quindi così andiamo a chiudere proprio definitivamente questo pezzo, che non dovrebbe più riuscire ad aprirsi. Poi prendiamo un goccetto di colla che andiamo a mettere qua intorno al punto dove c'è la prima vite, quella grossa, e ci andiamo a mettere il tappino, diciamo così, se noi sporchiamo bene, quando andiamo a mettere questo qua dovrebbe rimanere in posizione. Ovviamente poi prendiamo questo ultimo pezzo e lo andiamo ad inserire qui a scatto all'interno, ok? Quindi questo pezzo è finito. Inutile dirvi che bisogna rifare esattamente la stessa cosa sull'altro pezzo, perché diciamo ce ne sono due, quindi andiamo a rifare paro paro quello che abbiamo appena fatto. Andiamo a mettere i pezzi all'interno in questo modo, avvitiamo la struttura e cerchiamo di chiuderla nel migliore modo possibile. È ovvio che qui dobbiamo essere precisi, come del resto in tutte le altre parti, ma insomma queste poi sono parti che si muoveranno, quindi in qualche modo dobbiamo assicurare la precisione. Ne andiamo a mettere le ultime due viti qui, ok, e diciamo che poi questo numero termina perché gli altri pezzi avanzano. Ovviamente andiamo a mettere anche qua il pezzo a scatto, orientando nel verso corretto, e andiamo a mettere poi il tappino con un po' di colla in questo punto. Iniziamo il numero 85 e diciamo, prima di aprire la scatola con i pezzi, andiamo a prendere la prima torre, che è quella che ha il led su questo lato, e andiamo a prendere 1, 2, 3 e 4 pezzi, scusate non li stavo inquadrando, questi qui, e li andiamo a montare. Allora, in questa parte, in questo pezzo, c'è questa scanalatura dove andiamo ad inserire la testa del led. Sopra ci mettiamo questo altro pezzo che lo va a chiudere e bloccare in posizione. Dopodiché andiamo a metterci sopra questo, questa parte rossa, e a questo punto poi possiamo andare a prendere la parte quadrata e possiamo inserire all'interno tutta la struttura. Si dovrebbe incastrare su due pirulini. Adesso non so quanto si capisce e quanto si vede, però spingendo si ottiene questo risultato. Dopodiché questi tre piccoli perni si vanno a incastrare su questi tre, quindi andiamo a far combaciare tutto in questo modo e si mette in questo modo. Ovviamente bisognerà incollare il pezzo. Apriamo la scatola dell'ultimo numero
prendiamo tutti i pezzi e vediamo che anche qui riceviamo parecchia roba. Mi raccomando, il circuito stampato che vedremo in chiusura, perché va messo sul corpo di Mazinga, che poi recupero. Dobbiamo costruire altri due piani di questa torre, che mi farò da solo senza rompervi le scatole. E poi abbiamo qui, diciamo, altre parti necessarie per completare la base. Queste ovviamente adesso le montiamo. Nello stesso modo in cui abbiamo montato quello di prima, andiamo a fare anche questo. Quindi mettiamo qui la anima centrale di metallo, che serve come prima per far muovere. Vedete che io vado a spingere con un cacciavite, ma voi insomma fate come vi pare, l'importante è che non vi fate male, spingete con qualcosa di sicuro. Quindi io vado a spingere così, la faccio arrivare dall'altro lato più o meno, poi non è che deve essere per forza, l'importante è che sta in movimento. Qui andiamo a metterci sopra il pezzo di plastica di chiusura e andiamo ad avvitare con due viti. Questi scomparti sono importantissimi perché ci permetteranno di conservare all'interno tutti gli accessori mobili di questo modello, che sono tanti, quindi all'interno, vedete, avremo diverso spazio. Ora con tutti questi pezzi vado a completare i due piani mancanti. Ovviamente poi andremo a vedere che alla fine c'è di nuovo lo stesso pezzo dell'inizio, ma ve lo mostro alla fine perché tanto è veramente identico. Fondamentale, una volta che abbiamo completato i quattro piani, è mettere questo ultimo pezzo orientato nello stesso modo del primo che abbiamo messo. È proprio indicato come cosa fondamentale. Scopriremo in un secondo momento il motivo, ma per adesso limitiamoci a metterlo in questo modo. Sicuramente poi si incastrerà su più punti e quindi deve essere nello stesso modo, nello stesso verso. Allora andiamo ad avvitare, qui vado a stringere un pochino meglio, perfetto, e vado a mettere le ultime due viti qui e qui, ok, e con questo diciamo che ci siamo levati di mezzo tutte le parti relative alla base di questa spedizione. Adesso proprio l'ultima vite non vuole entrare, ecco, sì, ora sì. Perfetto, abbiamo completato tutta questa parte, per cui possiamo passare al circuito stampato, che vi ricordo è il cuore di Mazinga Z, per cui trattiamolo con i guanti. Allora andiamo a posizionare, scusate che mi avvicino anche un pochino, in questo modo, e lo andiamo a mettere qui sopra così. Dopodiché diciamo che dobbiamo andare a prendere 4 viti di quelle avanzate dalla costruzione passata, dai pezzi passati, e lo andiamo a mettere qui. Allora, sui circuiti stampati non so che tipo di esperienza avete, ma mi raccomando, non dobbiamo stringere assolutamente, perché se no si può danneggiare seriamente qualche pista, e se si danneggiano le piste poi ovviamente non funziona, quindi trattiamolo assolutamente con cura. Dopodiché, appena ho messo questa ultima vite, vado a recuperare tutto il corpo di Mazinga Z e lo andiamo ad installare. Il circuito stampato lo andiamo ad inserire qui, in questi due buchi, su queste due colonne. Lo inseriamo in questo modo e lo spingiamo giù fino in fondo. Vedete che si adagia perfettamente al corpo. A questo punto poi recuperiamo la testa che avevamo lasciato nei cassetti da un sacco di tempo, più questa piastra. E andiamo a mettere invece i due pezzi che abbiamo ricevuto, quindi questi due, qui sopra su queste parti laterali, facendoli adagiare qua e qua. Ovviamente li mettiamo così, poggiamo tutto piuttosto in maniera definitiva e poi nella parte interna andiamo ad avvitare. Ora ovviamente non si reggerà perché devo mettere le viti con le rondelle, ma quello che vado a fare è mettere una vite sul cacciavite, la rondella già sistemata, dopodiché andiamo a montare la struttura. Allora vediamo come fare senza fare danni, perché diciamo che a questo punto è tutto un pochino scomodo.
ma immagino che lo sia solo per la prima vite, perché una volta messa la prima vite, poi la struttura si dovrebbe reggere da sola. Allora, vediamo se questa vite entra. No, non sta entrando, invece sì, è entrata. Vediamo un attimo, perché è assolutamente... No, non è entrata, perché si è spostato tutto, giustamente. Dobbiamo avere pazienza solo sulla prima vite. Non riesco a metterla. Purtroppo è un pochino complesso da mettere in questo modo, perché, diciamo, ecco, forse se riuscissi, ecco, in questo modo a vedere da dietro, forse ce la faccio. Sì, in questo caso è entrata. Allora, adesso vado a rimettere il pezzo questo che si era tolto, che purtroppo non è mai stato fermo, e ci vado a rimettere sopra il pezzo. Ok, come vedete adesso la testa si regge in posizione da sola, ma a questo punto, posizionando bene i pezzi, vado a mettere una vite anche sull'altro lato. Perfetto, questa già sento che è entrata subito. Mi raccomando, qui stringiamo direttamente forte, perché è importante lasciare poca mobilità alla testa, altrimenti poi vi dondola e assolutamente non è bello da vedere. Allora, andiamo ad avvitare questa parte qua, vediamo adesso, forse qui posso in qualche modo, ecco, farla entrare. Questa dovrebbe essere entrata. Avvitiamo questa, dopodiché giriamo la struttura, magari la devo allentare un attimo fino a quando non è entrata anche la seconda, e poi le ristringo tutte, perché diciamo che non ha ancora molta stabilità. Allora, facciamo così. Ok, è entrata, perfetto. Quindi ora posso stringere qua e posso stringere qua. Con questo passaggio abbiamo terminato tutto questo lunghissimo numero, che però ci ha portato avanti veramente tanto. E come promesso vi mostro, diciamo, un quadro generale del lavoro che abbiamo fatto oggi. Attenzione, come vedete io ho poggiato Mazinga sulla base, ma per poterlo fare sotto l'ho riempita di libri per creare uno spessore sufficiente a non farlo sprofondare. Mi raccomando, non lo fate, perché non è in grado di reggere il peso. Ovviamente anche le colonne posteriori sono semplicemente poggiate, anzi infilate nei buchi, e ovviamente poi saranno sistemate a tempo debito. È stupendo, veramente incredibile, per cui non vedo l'ora di proseguire, ma è oggettivamente molto impegnativo per esporlo, perché come vi ho detto prima ci vuole circa un metro cubo di spazio. Quindi super mega risultato per il nostro Mazinga, che come vedete sta prendendo forma sempre di più, e oggettivamente oggi con questo video riusciamo veramente a renderci conto dell'ingombro generale, perché sapevamo appunto che la base era molto grande, ma vederla dal vivo praticamente completa sul perimetro ci fa rendere conto parecchio di quello che sarà lo spazio necessario per esporlo, almeno con la base, perché ovviamente nulla ci vieta di esporre solo Mazinga e magari mettere la base da parte. Per cui a questo punto io vi chiedo il solito pollice in su, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!